Come anticipato nei precedenti video, l'eccezionale brodosità della prima birra brassata con metodo All Grain è perdurata dopo la winterizzazione e dopo circa un mese in bottiglia. A qualche mese di distanza la birra è divenuta più limpida, lentamente le farine e quant'altro sono scese sul fondo della bottiglia. Chi diavolo lo sa cosa c'è dentro a sta birra? Speravo che questo inconveniente avesse compromesso unicamente l'aspetto visivo della cervogia primogenita, e invece non è stato così. Evidentemente le farine hanno compromesso il processo di maturazione, producendo esteri fruttati assolutamente inappropriati in una India Pale Ale, andando a cozzare con i gradevoli aromi dei luppoli anglosassoni e oscurando quasi completamente le note maltate del Crystal e del Marysotter. A riprova di ciò, noterete che la birra produce una schiuma eccessiva, inaspettata se pensiamo che ho utilizzato per la carbonazione appena 4,2 grammi di zucchero per ciascun litro di mosto. Dopo un mese dall'imbottigliamento, le note fruttate erano molto accentuate. Col tempo si sono attenuate per fare posto ad una piattezza sistemica di tutta la cervogia, il cui destino è certamente la saettella. La meno tragica alternativa può essere l'utilizzo in cucina, sfumata in piatti a base di carne o riducendola per farci delle salsine. Molti assaggiandola potrebbero sostenere che la birra è buona, ma purtroppo o per fortuna, più passa il tempo, più le mie papille olfattive, linguali e i miei coni e bastoncelli diventano esigenti ed è sempre più difficile soddisfarle a dovere. Sono convinto che al di là della torbidità, questa birra ha delle grosse potenzialità. Proverò a rifarla, questo è certo. La seconda nata, invece, mi ha dato più soddisfazioni. Pur avendo ottenuto una densità iniziale più bassa del dovuto, sembra rispettare più le caratteristiche di una pale ale con luppoli americani. Ricordo che ho utilizzato il Cascade prevalentemente per l'aroma. Aroma delicato, ma non invadente. Stesso discorso vale per l'amaro. Schiuma non abbondante, ma fine e persistente. Purtuttavia, chi è abituato alle super luppolate degli ultimi tempi, forse resterà un po' deluso. Ma lo ribadisco, il mio obiettivo era ottenere qualcosa di più mite di una IPA di ultima generazione. Pur essendo concepita per avere un corpo non marcato, ritengo sia un po' troppo scarno. Mi sarei aspettato una nota maltata leggermente più accentuata. Questo probabilmente è dovuto alla bassa efficienza ottenuta durante la cotta e magari anche a temperature di mash da gestire meglio. In effetti poi per le cotte successive le cose da questo punto di vista sono andate molto meglio. Se non volessimo badare allo stile, questa per me è una birra veramente gradevole, potremmo definirla una session beer, che mi piace bere il pomeriggio, non eccessivamente alcolica, gradevole, profumata e che scende che è una meraviglia. Una birra tutto sommato equilibrata di cui sono molto soddisfatto e che certamente rifarò. La birra non è molto carbonata, difatti utilizzai appena 4 grammi di zucchero per ciascun litro di mosto, perché temevo che facesse la stessa fine della precedente, sebbene non sussistessero gli stessi presupposti, ma anche perché avete mai bevuto una pinta di birra a Londra? Carbonazione quasi inesistente. Ecco, il mio obiettivo era ottenere qualcosa del genere. In memoria di quella birra bevuta in buona compagnia all'aeroporto di Gatwick un anno fa. Per berla stavamo perdendo il volo per Roma. Forse non sarebbe stato un male. Comunque, passare all'All Grain rappresenta davvero, se fatto bene ovviamente, un grande salto di qualità che consiglio vivamente a tutti. Ritornare ai kit è quasi impossibile. Purtuttavia io ho sempre sostenuto l'uso dei kit per chi vuole iniziare a prendere dimestichezza con la birrificazione casalinga. Ciao ragazzi birrificatori eterogenei, ci vediamo al prossimo video.